ragazzi, quello di cui oggi voglio... Porco due! Ok, i pantaloni questa volta ce li ho. Amici miei e miei cari iscritti, oggi mi presento qui umilmente davanti a voi per farvi vedere che Samurai Fufi non è un codardo. Samurai Fufi ha accettato la sfida. Samurai Fufi ha deciso di combattere. Infatti, oggi mi presento davanti a voi con la mia nuova uniforme da recensione youtubiana per affrontare l'infame destino. Un mesetto fa, una creatura infida, malvagia, dall'intelletto sopraffino, con un'astuzia sottile come la lama di un coltello, mi ha sfidato. Su Facebook mi ha proposto una sfida. Chi avrebbe vinto tra Digimon e Pokémon? Inutile dirvi per chi parteggiavo io. E a colpi velocissimi, rapidi, fulminei, di mi piace, di condividi e di commenti, abbiamo combattuto la nostra battaglia. Ma ahimè, ho perso. Qualche giorno prima, sempre con incredibile spavalderia, ho lasciato scegliere all'avversario la punizione per chi avrebbe perso. Chi avrebbe perso avrebbe dovuto ballare tre canzoni scelte dall'avversario. La cosa brutta è che dovrò farlo con convinzione. Ricordatemi nelle vostre preghiere. Io vi porterò sempre nel cuore. Via. I can tell you're looking at me, I know what you see. Any closer and you feel the heat. Anselmo! No, ti è capito male. Non mi prendere neanche in considerazione per questa cagata. Che video di merda. You don't have to pretend that you didn't notice me. Every look will make it hard to breathe. Bring the boys out. Me.
mi scoperesti, io mi scoprirei. Mi scoprirei di continuo. Sì, a proposito. Ti prego, dimmi che lo stai facendo per una causa cristiana. Sì? Caro, non ti stai neanche impegnando un minimo, devo dire. Lo sai che io, come Gesù in accappatoio, riesco a leggere la mente di tutti. Sì, vabbè, però i tuoi poteri sono un pochino inconsistenti. Cioè, se puoi leggere nella mente delle persone, come hai fatto a capire che di lì a 5 minuti non ti avrebbero crocifisso? Oh. Oh ragazzi, quello sarà il figlio di Dio, ma mena come un fabbro, Sì, vabbè, tia, ma io non c'entravo un cazzo in questo video, per dire, La cosa brutta, Anselmo, è che non è neanche finita. Ho altri due video da fare.